Benvenuti in questo video lore, curiosità su Enki. Prima di iniziare vi chiediamo di supportarci con un'iscrizione, un like e un commento, soprattutto se questi video vi piacciono e ne volete di nuovi. E iscrivetevi al canale di Rick, che al momento sta portando Fiere Hunger Termina e in futuro lo porterà con noi su questo canale, come abbiamo fatto con il primo gioco. Buona visione! Uno dei più noti sacerdoti oscuri dell'era moderna. Non ci stupiremmo se dovesse ascendere e diventare il nuovo illuminato. Enki è nato con l'anima dell'Illuminato. Ciò lo ha spinto a perseguire senza sosta nuove conoscenze e a scoprire segreti fuori dall'ordinario. L'innato desiderio di conoscenza di Enki divenne ancora più evidente in giovane età, quando fu scelto per diventare un sacerdote oscuro. In linea con le usanze delle cerimonie occulte, i sommi sacerdoti obbligarono Enki a ingaggiare un duello all'ultimo sangue con la propria sorella gemella, perché il titolo di prete oscuro è esclusivamente riservato al primogenito, mentre gli altri sarebbero stati sacrificati agli dei antichi tramite rituali. Il fisico fragile di Enki si rivelò la sua rovina. La sorella ebbe rapidamente la meglio su di lui. Gli puntò una lama alla gola e anche se pronta a sferrare il colpo finale, la sorella scelse di risparmiargli la vita e abbassò l'arma. Qui si presenteranno due scelte che cambieranno una buona parte della storia di Enki. La prima opzione consentirà a Enki di cogliere l'opportunità data dalla pietà e disattenzione della sorella, permettendogli di colpirla con una pugnalata alle spalle che porterà alla sua morte. I sommi sacerdoti saranno compiaciuti dall'evento appena accaduto, ma per completare la cerimonia, Enki dovrà riportare in vita la sorella sotto forma di ghoul. In alternativa, se il giocatore dovesse scegliere la seconda opzione, cioè accettare la sconfitta, i sommi sacerdoti saranno costretti a gettare Enki in un pozzo sotterraneo, dove marcirà nell'oscurità, costretto a cibarsi di insetti e altre piccole creature per sopravvivere. Questo prolungato periodo insieme agli esseri del pozzo farà imparare ad Enki il loro linguaggio ed a guadagnarsi il titolo di loro maestro. Grazie all'aiuto dei suoi nuovi schiavi, Enki riuscirà a risalire il pozzo in cui fu gettato dai sacerdoti e si troverà fuori dal tempio di notte. Qui lo attenderanno altre due decisioni: vendicarsi dando fuoco al tempio per poi scappare, oppure sgattaiolare via dal tempio e andare avanti con la sua vita. Qualunque sarà la sua decisione, Enki continuerà il suo percorso per diventare un prete oscuro. Il suo pellegrinaggio lo porterà ad una ricerca solitaria di scoperta, attraversando il continente occidentale per studiare le arti occulte, le diverse divinità, la magia del sangue e una moltitudine di scienze. I suoi impressionanti risultati saranno riconosciuti dai più importanti studiosi della sua epoca e gli sarà concesso di entrare nelle prestigiose biblioteche di Rondon, rinomate per la loro vasta collezione di conoscenze storiche e scientifiche. Durante il periodo che trascorrerà a Rondon, Enki, immerso nei suoi studi, acquisirà una grande quantità di conoscenze, ma finirà per diventare insoddisfatto e frustrato, non riuscendo a raggiungere alcun tipo di progresso. Enki giungerà alla conclusione di aver raggiunto i suoi limiti mortali e si offrirà come sacrificio religioso per Almer, poiché non era più disposto a vivere una vita vuota. Mentre giaceva sulla croce, crocifisso dai suoi compagni sacerdoti oscuri, Enki ricevette una visione da Nilvan, una visione su un uomo destinato a inaugurare una nuova era di grandezza per l'umanità. Frustrato e non disposto a lasciare che un altro si crogioli nella gloria degli dei, Enki ordinò ai sacerdoti di liberarlo, in modo da poter intraprendere una ricerca per scoprire di più su questa figura profetizzata. Alla fine Enki scoprì che quest'uomo, Legard, era tenuto prigioniero nelle segrete di Fiere Hunger. Per reclutare Enki dovrete seguire i seguenti passaggi. Il primo incontro con Enki sarà nelle librerie della Inner Hall. Dovremo parlare con Enki, ma lui non gradirà la nostra compagnia e ci chiederà di andarcene. Il giocatore dovrà parlarci finché non vedrà la seguente frase. Parlarci ulteriormente gli farà perdere la pazienza e ci attaccherà. Ottenere il talismano dell'eclissi, che può essere acquisito parlando con un mago giallo oppure utilizzando la skill Steel su di lui. Sfondare la porta di legno che si trova nelle catacombe. Dietro a questa ci sarà Enki. Dovremo parlare nuovamente con lui e noterà che siamo in possesso di un talismano dell'eclissi e ci chiederà di darglielo. Dovremmo rifiutare questa sua richiesta e chiedergli cosa ci darà in cambio. Enki, a questo punto, ci permetterà di reclutarlo a patto di fargli tenere il talismano. E ora potremo accettare i suoi servigi.
Enki prenderà il talismano dell'Eclissi e lo equipaggerà. Il giocatore potrà trovare il talismano nello slot degli accessori di Enki e potrà riprenderselo immediatamente. Se reclutato, Enki avrà le seguenti skills: Hurting, Needleworm e Counter Magic. Inoltre, sarà soggetto ad una selezione limitata di equipaggiamento, non potendo usare armi a due mani e armature pesanti a causa della sua condizione fisica. Ciò lo rende un alleato mediocre. Infatti, avendo il metodo di reclutamento più difficile e lungo, il giocatore, quando riuscirà a reclutarlo, sarà ormai a stadi avanzati del gioco nei quali le skill base di Enki saranno praticamente inutili. Enki ha un evento speciale all'interno delle librerie dell'illuminazione. Quando lo esploreremo, lui deciderà di allontanarsi temporaneamente dal resto del party per leggere dei libri. Si riunirà al gruppo dopo che il giocatore avrà completato il puzzle dei manichini presente nelle librerie. L'illuminazione è il nome della S-Ending di Enki. Il dialogo extra di questo finale ci rivelerà il viaggio di Enki per svelare i misteri a lungo custoditi nei sotterranei di Firehanger e raggiungere una completa comprensione del grande schema delle cose. Per raggiungere questo traguardo, il giocatore dovrà seguire le seguenti indicazioni. Presentarsi a Nosramus nelle miniere, per non farlo despawnare, dato che sarà un elemento chiave di questa S-Ending. Ottenere la skill Walk on Water tramite la prima mappa del tesoro di Zaya. Sconfiggere Valtail, non solo per la sua anima, ma anche per un dialogo speciale con la sua versione del presente impiccata, che ci rivelerà di essersi pentito di aver ceduto al potere dell'ascensione. Inoltre ci dirà che solamente uno di loro, parlando dei membri della compagnia, era sulla retta via. Questo membro si rivelerà essere Nosramus. Dirigersi nel laboratorio segreto di Nosramus, oltre la pozza del Salmon Snake. Walk on Water servirà proprio per questo passaggio. Parlare con lui e riferirgli le esatte parole dette da Valtail. Sbagliare questo passaggio renderà impossibile il continuo della S-Ending. Anche se Nosramus ci parlerà dell'inutilità dell'ascensione, proprio come Nashra, non ci impedirà di ascendere a nostra volta. Anzi, ci consiglierà di farlo e di incontrare il nostro riflesso. Detto questo, ci donerà la Soul Anchor, un oggetto equipaggiabile che non permetterà alla nostra anima di allontanarsi dal nostro corpo in alcun modo. Dopo aver compiuto questi passaggi, il giocatore potrà continuare la partita seguendo il percorso per il finale D, ottenendo le quattro anime degli nuovi dei per poi andare a sconfiggere le tracce di Sylvian. Dopo averla sconfitta, l'ultima cosa da fare sarà equipaggiare la Soul Anchor ed incontrare la versione nuovo dio di se stessi. Questo cimelio ci permetterà di non far cedere Enki dinanzi al potere dell'ascensione e che sarà in grado di rifiutare. Facendo questo, Enki riuscirà ad uscire dal Void. Tornato nel mondo reale, Enki renderà sue le librerie dell'antica città e scoprì molte cose, tra cui un libro che lo aiutò a prolungarsi la vita, come gli dei antichi abbandonarono l'umanità e molto altro. E adesso che possiede una vasta conoscenza del grande schema delle cose, l'insieme di questi fattori renderà Enki il mortale più potente di sempre. Enki è nato da un'idea per un personaggio vampiro immaginata dal creatore del gioco, Miro Verinen, prima di sviluppare Firehanger. L'ispirazione principale è stata tratta dalla figura di Nosferatu, un famoso vampiro che è stato presentato in varie forme di letteratura, film e altri media. Anche se i maghi nemici di solito scatenano la rabdofobia in battaglia, Enki non provoca questo effetto quando lo si combatte. Se si gioca a difficoltà Terror e Starvation, dopo essere entrato a Mahabr, Enki diventerà un matrimonio nella zona in cui lo si può reclutare. A causa di un bug, apparirà in questa forma indipendentemente dal fatto che lo abbiate reclutato o meno, consentendovi di avere Enki nel vostro party mentre esiste un altro Enki fuso in un matrimonio separato. A causa di un altro bug, morirà istantaneamente quando entrerà in un combattimento in questa forma. Provando a compiere un matrimonio con Enki mentre si gioca nei panni di Dars o Ragvald, farà bloccare il gioco a causa di un bug. Per qualche ragione, la meccanica di questo matrimonio funziona ancora normalmente se a compiere quest'azione sarà Kaara. A causa di un bug, Enki non potrà imparare Greater Hurting, anche se gli si insegna Greater Blood Magic. E qui si conclude la storia di Enki narrata nel primo gioco. Se sapete altro riguardante lui, scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace per supportarci e per farci capire che il nostro lavoro è stato apprezzato. Alla prossima!